E bella raga, qua è Samus Mesh e quest'oggi ragazzuoli siamo su Assassin's Creed Valhalla. Infatti eccoci qui nei panni del nostro protagonista Eivor, scelto io maschio, e guardate con che abiti fighissimi siamo. Mamma mia. Ebbene sì, grazie appunto ad Amazon è possibile riscattare questo pacchetto Dinastia Carolingia. Un pacchetto che è ottenibile grazie ad Amazon Prime. Infatti, se siete iscritti ad Amazon e avete appunto l'abbonamento ad Amazon Prime, vi basterà andare su Google e scrivere Prime Gaming e da lì seguire due passaggi veramente veloci veloci che vi faranno riscattare questi fantastici abiti in-game, ma non solo, perché è un pacchetto veramente pieno di cose. Infatti ho il telefono a portata di mano perché vi devo leggere esattamente quante cose contiene, ovvero un set equipaggiamento, che è quello che sto indossando adesso, una cavalcatura, una skin per il corvo, uno scudo, un'arma, un set di skin nave e un set di oggetti nave. Quindi è pieno zeppo di contenuti. E ovviamente sono gratuiti, quindi se siete abbonati ad Amazon Prime vi consiglio di riscattarli perché sono davvero molto molto fighi. Andiamoli a vedere anche con il cappuccio e ragazzuoli, spaccano tantissimo. Cioè, questi qui secondo me. Ma no, secondo me, ma sicuramente sono abiti romani. Cioè, sono proprio belli. Belli, belli, belli. Assolutamente. E direi di sfruttarli in questo video, magari facendo qualche missioncina qua e là. Magari qualche contratto, vediamo se ce li abbiamo. Sì, tramite le missioni. Allora, abbiamo questa. Uccidi il bersaglio. Oppure contratto la frontiera selvaggia che uccidi i predatori. Facciamo prima questo, uccidiamo il bersaglio. Tra l'altro vi faccio vedere più che altro le statistiche di quest'abito, che comunque sono molto alte. Ah, ovviamente abbiamo anche l'elmo, però io lo copro perché è bruttino. Cioè, sembra che Eivor c'ha tipo la testa a pera, quindi eviterei. Quindi, cioè, lo nascondo, però glielo lascio, ovviamente, perché mi aumenta di molto le statistiche. E qui ci sono. Vabbè, ovviamente possiamo metterci le rune all'interno di quest'abito, però anche all'interno delle armi, però ovviamente non avendone molte, ho messa qualcuna qua e là. E sì, ci sarebbe anche la lancia di questo set, che è questa qui, però è a due mani, quindi non la posso mettere, cioè o metto la lancia o metto lo scudo. A questo punto ho preferito usare il mio caro buon vecchio martello e lasciarmi lo scudo, che dovrebbe un po' più utile, mi ci trovo meglio io comunque per parare, insomma. Quindi, allora, e andiamo un attimino a vedere dov'è la missione. Ed eccoci qui. Siamo tornati nel nostro accampamento e possiamo usare Sinin, che appunto ha una skin differente, ovvero è diventato E cosa vedi, Sinin? un piccione. Un piccione, raga. Va bene. Che poi tra l'altro non c'ha nemmeno sta apertura alare da aquila, però dettagli. Comunque il bersaglio nostro starà sicuramente qui dentro, quindi vediamo dove sta, eh? Abbiamo l'occhio di Odino, ovviamente. Cioè, il bersaglio è lui? Dirai ai tuoi dèi che è Eivor che ti manda. Ma era un manichino! Ma che contratto era? Ok, 5 dopale, ma non c'ha senso. Vabbè, era un manichino inutile. Eccolo. Boom. Che figata. Che figata, comunque. La macellata di sto gioco, raga, mi piace un casino. E niente, allora direi di andarci a fare pure l'altro contratto, ovviamente, perché uccidi il bersaglio, un manichino. Cioè, non mi è mai capitato poi, ne ho fatti diversi dei contratti, raga, ma non mi è mai capitato una cosa così. Uccidi i predatori, vediamo sulla mappa dove si trovano i predatori, esattamente. Ok, qui. Quindi direi che con la magia dell'editing ci becchiamo direttamente lì. Ovviamente, ragazzuoli, ci tenevo a farvi vedere anche la Drakkar come si è modificata grazie a questo pacchetto Dinastia Carolingia. Infatti, potete vedere voi stessi quanto cavolo si è fatta figa. E sì, è cambiata davvero molto. Adesso però prendiamo questa gondola e dirigiamoci direttamente al punto che ci richiede per uccidere i predatori. Tra l'altro adesso scendo subito da questa barchetta perché voglio farvi vedere la cavalcatura, che anch'essa appunto sempre disponibile con il pacchetto. Ed eccola qui. Adesso arriva. Ok, molto molto figa. Fermati però. Dove vai? Dove è andato il cavallo, raga? Porca vacca. Fermate un attimo. Oh, ok. Possiamo raggiungere direttamente la missione. Vediamo un po'. Il contratto più che la missione. Allora, Sinin. Sinin in versione piccione. Ok, allora si trova in quest'area. Su per giù si trova in quest'area. Comunque, ragazzuoli,
Da una parte preferivo più Senua e Icaro, piuttosto che Sinin, che si rende utile parzialmente. Comunque, mettiamo il mantello. Allora, piano piano. Direi di fare la stealth. Innanzitutto vediamo. Ah! Proprio così, sono proprio predatori. Ok, vabbè, allora. Nulla di più semplice. Nulla di più semplice. Vabbè, direi di usare anche un po' le armi nostre, che sennò poi diventa troppo facile con l'arco, quindi vai così. Ottimo. Un po' di mazzate. Ok. Perfetto, perfetto. E mi sa che il contratto è già terminato qui, eh? Eh sì. Conferma uccisione. Qui erano le bestie a regnare indisturbate. Va bene. Perfetto così. Più 5 di opale, più 8 cuoio. Ci sta. E abbiamo finito i contratti. Vediamo un po' qui dentro questa casetta che cosa c'è. Perfetto. Con l'occhio di Dino vedo che c'è effettivamente qualcosa. Sblocca porta. Ottimo. Debra da forziere. Ok. Qualcosa di utile ce l'ha dato. Questa qui ovviamente è un'abilità per il cavallo che ci consente di far nuotare il cavallo così non ci abbiamo mai intoppi. E ragazzuoli, adesso mi sto dirigendo laggiù verso quel punto d'osservazione. Effettivamente ci sta un po' di nebbia, però nulla di impossibile da superare. E vi dico, allora, sicuramente voi vorreste vedere anche la lancia in azione del set della dinastia, del pacchetto dinastia Carolingia. Per cui adesso andiamo nell'inventario e la mettiamo immediatamente così ve la faccio vedere. Però appunto non avremo più disponibile lo scudo, perché appunto è un'arma a due mani, però è molto molto figa. Quindi riprendiamo il nostro cavallo e dirigiamoci verso un punto anche per provarla un po'. Ci siamo entrati finalmente in una zona ostile che è anche una zona da razziare, però ho in mente un video a parte per le razzie, quindi non vi preoccupate. L'importante è qui che vediamo un po' il funzionamento e come si presenta questa lancia in questo pacchetto. Innanzitutto prendiamo lui. Aspetta, provo a fischiare. Allora, questo è grosso, però vediamo se ce la facciamo. Bisogna avere un certo timing anche con la lama celata, che appunto c'è l'abilità, che è possibile ammazzarlo con un colpo solo, però bisogna fare attenzione. Allora, vediamo. Piano piano, raga. Ottimo! Un colpo solo. Mamma mia. Questa nuova funzione. Oh, armatura rotta, vabbè, non ci interessa. Questa nuova funzionalità comunque della lama celata è ottima, veramente veramente ottima. Prendiamo lui. Ma quanto è figo uccidere con la lama celata su sto gioco. Cioè mi piace un casino. Mi piace veramente un casino. Poi potremmo usare l'arco contro di lui, però non va giù subito. Quindi che famo? Vabbè, dobbiamo usare comunque la lancia. Quindi vai così. Ottimo. E vai con la lancia, che si presenta abbastanza tranquilla, eh? Non mi sembra un'arma eccezionalissima. Sinceramente, o forse sono io che non lo so usare bene, però non mi sembra effettivamente un'arma che c'ha molto da dire. Qualcosa di classico, pure di già visto. Allora, occhio che questi se no ci vanno fuori, eh. Curiamoci. Oh, buono, buono. Facciamo così. Ok. Vai, ottimo. Usiamo questa abilità. Ottimo. Usiamola ancora. Perfetto, così li mandiamo pure un po' in fiamme. Per quanto è possibile. Ok, no, quello non va giù, eh. Via tu. Ok. E lui piano piano lo buttiamo giù tranquillissimamente. Miro in testa, raga, anziché sul punto debole, perché penso di fargli leggermente più danno, eh. Abbiamo finito le frecce. Ovviamente, ragazzuoli, sono fuggito da lì perché mi sembra che in quel luogo erano più alti di potenza rispetto a me. Ma oltre questo, anche perché voglio affrontare le razzie direttamente in un video apposito che arriverà nel corso dei giorni. E vi dico, ho già messo il martello e lo scudo nuovamente perché la lancia io, come ho detto prima, non mi ci trovo bene, ma comunque ve lo devo far vedere in video, come giusto e lecito che sia. E qui c'è un punto d'osservazione, mi sa esattamente là sopra. Quindi possiamo anche lanciarci, occhio Eivor. Arrivano dei rumori da quella chiesa. Ok, ci sono dei rumori sospetti nella chiesa, però a noi non ci interessa, l'importante è che qui facciamo un bel salto della fede. E eccoci quasi, mi sembra. Comunque è bella, eh? Cioè, un bel campanile, ma pure come ambientazione, Valhalla c'ha molto da offrire. Veramente molto da offrire. Anche se qualche luogo è spoglio, ma comunque per il periodo storico è normale che sia spoglio. E che comunque ci siano poche cose. O comunque
Cioè, ci sono anche molte cose, ma dipende da città in città. Giustamente. Quindi sincronizziamoci. Ed eccoci, finalmente. Un bel salto della fede, non ce lo leva nessuno. E andiamo alla stragrande, così è. Ottimo. Ragazzuoli, per questo video è tutto quanto. Ovviamente io vi dico, il gioco lo sto giocando su PlayStation 4 Pro, però ho sentito che su PS5 Series X gira ancora meglio, 60 fps, insomma, senza caricamenti. E sono contento di questo, che questa nuova generazione si prospetta tanta roba. E fatemi sapere ovviamente se voi lo state giocando, arriveranno altri video a riguardo e non vedo l'ora di portarveli. Perciò, se vi è piaciuto il video come al solito vi invito a lasciare da subito un bel pollicione in su, mettiamogli il mantello ad Ivor perché fa molto più figo e più da assassino. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, Facebook ed Instagram, trovate come sempre i link qua sotto nella descrizione. E qui, da Samus Mesh è tutto, bella raga!